Il Salmo 120 è il secondo della serie dei graduali, i canti delle salite o delle ascensioni, i 15 canti che come dei gradini accompagnano il pellegrino verso la casa del Signore, verso l'incontro con Dio stesso. Questo Salmo 120 inizia con lo sguardo elevato al Signore. Il pellegrino immagina di essere in mezzo ad una valle circondata da alte montagne. Alza gli occhi verso i monti e si domanda: da dove mi verrà l'aiuto? Il linguaggio è simbolico perché le montagne nel linguaggio biblico rappresentano i potenti. Addirittura nei testi apocalittici evocano anche gli angeli. L'orante si domanda: chi mi dà aiuto in mezzo a tutte queste forze che dominano il mondo? E si risponde: il mio aiuto viene dal Signore, perché è Lui che ha fatto il cielo e la terra. Il Creatore è l'unico che può aiutarmi. E diventa a sua volta un maestro di fede. Questi salmi sono un autentico manuale di preghiera, un accompagnamento spirituale per il pellegrinaggio della vita. E in queste preghiere non c'è semplicemente l'invocazione di Dio, ma c'è anche l'istruzione dell'uomo. Il pellegrino diventa un educatore per gli altri pellegrini e dice a me che sono in cammino, che sto salendo verso il Signore: non lascerà vacillare il tuo piede, non ti preoccupare, il tuo custode non si addormenterà, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Notiamo che c'è un procedimento ripetitivo, è uno degli altri motivi che ha fatto chiamare questi salmi delle salite, perché spesso si trovano dei procedimenti con cui si ripete l'ultima espressione del verso precedente, è come un passo dopo l'altro, una concatenazione di frasi. Non lascerà vacillare il tuo piede e non si addormenterà il tuo custode. Riprende il tema del dormire. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il tuo custode è il custode di Israele. E riprende ancora: il Signore è il tuo custode. Il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Immagine splendida. Il Signore è come la mia ombra. Mi accompagna, è strettamente legato a me ed è una protezione, una custodia, è colui che mi difende, mi protegge e mi guida. Il pellegrino sa che nel suo camminare trova molte difficoltà, ostacoli, fatiche, il sole di giorno, il temporale, la luna di notte con i suoi problemi. E allora garantisce a colui che decide nel suo cuore il santo viaggio: di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte, perché il Signore ti custodirà da ogni male. Ripete e procede leggermente in avanti: egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri. È una immagine che gli esperti dicono polare, cioè rappresenta due poli opposti, quando esci e quando entri. Praticamente sempre, perché o sei dentro o sei fuori, sei in casa o sei all'aperto. Però l'evocazione poetica ha anche una dimensione teologica notevole,
Provate a pensare all'entrare nella vita e uscire dalla vita. Non è semplicemente entrare e uscire in casa. Entrare nella vita vuol dire cominciare l'esperienza umana e uscire dalla vita vuol dire terminarla. Quindi evoca la nascita e la morte. Ma più in piccolo potrebbe essere entrare nel problema e uscire dal problema. Entrare in una situazione difficile e uscirne, liberati e trasformati. Il Signore custodisce la tua vita quando entri e quando esci, cioè in tutti i momenti, nella salute e nella malattia, in una situazione di protezione, di tranquillità. Impedisce che tu sbandi per orgoglio e nel momento della difficoltà ti custodisce impedendoti di sbandare per depressione. Il Signore ti custodirà da ora e per sempre. Ecco l'immagine del Dio che veglia su di te. Puoi dormire in pace perché Lui veglia sulla tua situazione. Puoi affrontare il viaggio della vita con grande serenità perché non sei solo, egli ti accompagna come la tua ombra ed è per te, è la tua protezione, è il tuo aiuto. Puoi impegnarti a salire verso di lui con questo grande desiderio di incontro. Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede. Non si addormenterà il tuo custode. Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.